L'ultima volta ci siamo lasciati qui, abbiamo esplorato alcune casette, capanni e robe del genere che ci hanno portato a capire che quella che danno la caccia gli abitanti di questo luogo almeno era una bestia. Qui in questo racconto che ho trovato qua, un racconto, si parlava del Wendigo. È stato lui a creare questo muro di ghiaccio, quella muraglia di ghiaccio che abbiamo visto nello scorso episodio, per dividere il nord dal sud e stare indisturbato. L'uomo di questa qua, di questa diario qua, stava dando la caccia e l'ha mancato con uno dei suoi dardi, che è questo. Prendi Polaroid, ecco, sono dardi infuocati, sembrano. Fino ad allora Carla aveva creduto che il bersaglio di questa caccia con la ballestra fosse un lupo famelico che terrorizzava il villaggio, ma quando aveva visto l'altezza a cui i dardi erano stati scagliati, aveva concluso che la bestia doveva essere alta quanto un uomo in piedi, come un gorilla, la cosa che lo terrorizzava. Infatti era un mostro, era un Wendigo. La foresta del nord, ragazzi. Noi continuiamo ad andare avanti, vediamo se riusciamo ad arrivare alla torre di controllo, tipo quella torre di sorveglianza, la famosa. Non credo manchi molto, eh. Forse uno, massimo due episodi, non credo più di tanto. Ecco qua, torre d'osservazione, siamo arrivati. La mia cara vecchia pila. E questo cos'è? Torcia a mani libere. Quando si... Oh, perfetto, quindi io posso illuminare e avere addosso un'arma. Meno male. Dai, diamo un'occhiata qua in giro, bottiglia di birra che è utile per risanare la salute mentale. Qua sembra non esserci praticamente nulla. Adesso che ho le mani libere mi tengo in mano un'ascia, e non si sa mai che qualcosa sbuchi da dietro e ci freghi. Apriamo la porta. Anche qui stessa storia. Carl reckoned that the place was still inhabited less than 24 hours ago. His detective sense tingled, revealing to him, or was it the strong smell of wilderness in the air, that there were most likely two men. Vedi, stessa roba degli altri capanni, comunque sono scappati via velocissimi. Due coperte, qui c'erano sicuramente due persone. Concluse Carl. Qua c'è una lettera. Busta paga. Ah! Questa è la busta paga del boscaiolo. Surely unwillingly had a taste of the pond's water not too long ago. According to the pay stub, Poveraggio the two era men Alexandre were Blaze. killed. Blaze, la casa di Blaze, che era il boscaiolo. Un'altra lettera. Lettera per Pierre. Ok, qui c'è un amico che manda una lettera a Pierre There should be a dicendogli di light non lamp andare a here. caccia così a The caso. corner may not be very far. Dovrebbe essere nei paraggi. Quindi qui dentro in questa baracca presumo che ci siano stati Pierre e Blaze, sicuramente. Ora che mi sono riscaldato, provo a dare un'occhiata sopra la torre di controllo. Magari riusciamo a vedere qualcosa. Anche se è buio pesto. Sempre la solita cassa qua. Con un medikit, un paio di munizioni, anzi un bengala e un accendifuoco. Beh, è sempre meglio di niente, vero? La foresta del nord. Oh merda! Un lupo! Scendi! Prendi l'ascia! Dove cavolo sei? Ecco chi fa questi cristalli! Muori! Ecco, abbiamo capito chi è che fa questi cristalli bastardi. Sono questi lupi. Ma questi lupi compaiono dal nulla, cioè dalla neve. Ho visto sulla mappa, qualsiasi direzione si prenda, si arriva comunque ad un edificio, eh. Quindi possiamo stare tranquilli. Solo che da questa parte c'è un lago. Quindi vorrei andare a esplorare anche quella parte del lago, magari. Oddio, cos'è? Cos'è questo? Alberi bruciati. Costruire un ponte. Così possiamo continuare con la nostra motoslitta e non ce ne frega niente. Per mia sfortuna sto per congelare, quindi mi tocca filare al primo rifugio possibile. Spero di non trovare qualche essere strani. E qui, porca vacca, anche qua un divisorio. Proviamo a tirare giù di qua. Andando a occhio mi sembra che qui ci sia una casa. Nella speranza. Merda! Cazzo, non vedo nulla! Che bastardo! Vieni qui! Bastardo!
Non vedo nulla, mi ha fatto cadere dalla moto slitta. Aspetta che ci fumiamo una cica così ci tiriamo su. Ok, dai, una bella fumata, caro amico mio. È tutto come prima. Siamo al capanno. Ho visto che qua intorno ci dovrebbe essere un capanno. Diamo un'occhiata qua alla mappa, che devo assolutamente trovare un posto per scaldarmi. Ecco qua, sempre dito per qua. Trovato, trovato, trovato. Ecco qua, un'altra freccia. Ma prima della freccia io credo che... Dai, 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 che ce la facciamo? Abbandonato da tempo, perfetto. Cazzo, la legna, la solita legna bastarda. Dai, accendi. Dai che ce la fai. Ok, per un soffio ce l'ho fatta, per un soffio. Anche in questa capanna è la solita cosa delle altre. Solo una mossa e il nero fa scacco bianco. Anche qui sono andato in via di corsa, ragazzi. Riprendo tutte le mie cose che avevo lasciato per prendere la legna. Questa caccia sembrava infinita. Carlo spero che il cacciatore aveva finalmente trionfato sulla bestia. O forse no. Secondo me no. Da quel che ho capito non devo fermarmi a guardare qualcosa, ma devo tirare dritto, se no muoio dal freddo. Quindi io per tutto il percorso, fin quando non trovo veramente qualcosa di interessante, non mi fermerò. Come in questo caso. Cazzo, un capanno. C'ho il lupo dietro. Vieni qui. Vuoi morire? Dove cazzo siamo finiti? Un medikit, 6 fiammiferi, 5 sigarette. Mi servono sì queste cose qua. Qui credo di attaccare anche qua il fuoco. Qui la strada è bloccata da questi tronchi comunque, quindi è meglio dirigersi da un'altra parte per la via. Meno male che ci sono questi paletti. Io me la farei anche a piedi, ma la cosa che c'è dentro alla motoslitta è importante. Ho sempre paura di trovare uno che sbuca così dal nulla. Quel mostro là più che altro. Non vorrei mai trovarmi... Forse questa è la direzione giusta. Questa, ecco. Forse dovrebbe essere questa. Qui la neve sembra più profonda. Là vedo delle cose. Vedo qualcosa. Altre persone ghiacciate. Altre persone ghiacciate. Scendiamo. Diamo un'occhiata in giro che non sbuchi qualcuno qua. E questi? Altre due povere vittime di questo male glaciale. Speriamo di no. Speriamo che il prossimo non siamo noi. Qui c'è un piede di porco. Un fucile. Non mi fa interagire con nessun flashback. Quindi io mi chiedo, devo continuare per questa direzione? Il santuario. Oddio. Carl felt the strong pull of a vision overcome him. E quello? È il mostro! Questo qua è il mostro! Ma è stato congelato! Ispeziona. È questo il mostro congelato? Ah, noi siamo il mostro adesso. Una giovane donna. E? Sembrava un semplice incidente di caccia. Vuoi vedere che questa donna qua è quella del dottore? Quella che abbiamo trovato tanto tempo fa, mi sa, nel terzo video. Ecco Hamilton. Questo è Hamilton. Vediamo se riusciamo a sfatare tutti i misteri qua. Un grave incidente di caccia. Lo sapevo che era lei. La ragazza trovata col sangue qua. Il dottore aveva esaminato la giovane. Ma non c'era rimedio alla morte. Infatti qua dove avevo trovato le cartelle diceva che era morta. Era stata colpita al cervelletto. Era morta. E questa? La fossa. La fossa dove c'era il progetto segreto? Forse? No, vuoi vedere che è lei? Che il mostro è lei alla fine, che si è trasformato in questo essere. Cioè, tutto dalla prima foto che abbiamo trovato quando abbiamo fatto l'incidente nel cruscotto dell'auto di questa donna. Era lei. Ma
Questa è la buca che abbiamo trovato vicino. Vicino al progetto segreto. The best way to do that was to have a simple-minded man bury the seppellire la poverina. La Mut, il meccanico, infatti. Il meccanico. Questo è il dottore, sicuro. Che chiederà dove ha nascosto il corpo. Ah no, ok. But Hamilton had him in his grip. Hamilton knew all of the poets. Ah cazzo! Hesitate to reveal them. I know all about your crimes, you little communist. You know mine. Hamilton è stato ucciso dal dottore. Ha preso la valigetta ed è venuto incontro a noi ed è quello che ci ha fatto fare l'incidente. Cioè, che dopo alla fine abbiamo trovato la sua auto e non c'era nessuno perché è scappato. E ecco perché della foto nel cruscotto. Carl aveva chiarito, era una domanda ingiusta, esatto. Oddio, vuol dire che allora rimuovi il dardo. Vuol dire che sì, per forza, quella donna lì è quel vendingo lì che viene a vendicarsi di tutti gli esseri di questo villaggio che l'hanno nascosta, l'hanno uccisa e tutto. Ma Hamilton risponde... Oddio! Oh merda! Avevamo estratto il cuore del cuore della belva, ma questa bestia era solo giovane qui, che è disperato per la morte dell'amata. Oddio, ma... Oh merda, ma cosa devo fare? Oh cazzo! La mia auto...